Monti apre al Monti bis. Dagli Stati Uniti il Premier fa sapere infatti di essere disposto a ricandidarsi, ma solo, precisa, in caso di particolari necessità del Paese. Su tale ipotesi, però, i partiti si dividono. Berlusconi resta sul vago. Vediamo, ancora non sappiamo come si vota. Esulta invece Casini. Nostre liste saranno per Monti bis, dice. Netto Bersani. Se qualcuno pensa di prenotare le elezioni rendendole inutili, io mi riposo. Rifiuto categorico al bis invece per il Presidente della Repubblica Napolitano. In una lettera inviata al quotidiano Pubblico, il Capo dello Stato ha espresso la sua contrarietà ad un secondo mandato al Colle per il carattere di massima garanzia costituzionale della sua carica, che non si presta a un rinnovo comunque motivato, né tantomeno, sottolinea Napolitano, a una qualche anomala proroga. Una quindicina di uomini della Guardia di Finanza è negli uffici dei gruppi politici del Consiglio regionale del Piemonte per acquisire documentazione relativa alle spese degli stessi gruppi. L'acquisizione avviene nell'ambito di un'indagine conoscitiva avviata nei giorni scorsi dalla Procura di Torino. Nonostante la crisi, gli Apple Store sono stati presi d'assalto da lunghissime code per l'acquisto del tanto atteso iPhone 5. Dalle 8 di questa mattina è possibile acquistare il nuovo melafonino anche in Italia a partire da 729 euro. L'acquisto può essere effettuato anche online sul sito della Apple, dove i tempi di spedizione previsti variano dalle 3 alle 4 settimane dall'ordine. Boom di vendite in tutto il mondo. Basti pensare che nei primi 3 giorni dal lancio, negli USA si è raggiunta la cifra di 5 milioni di dispositivi venduti. La crisi economica continua a mietere vittime. Questa volta a togliersi la vita è un odontotecnico di Padova che, non potendo più pagare un mutuo di 200.000 euro, si è sparato un colpo di pistola al cuore in una stradina del quartiere periferico della Guizza a Padova. In un messaggio lasciato ai figli spiega i motivi di questo drammatico gesto. Non riesco più a pagare il mutuo per colpa della crisi. Quello dell'odontotecnico padovano è il terzo suicidio in una settimana e il 20° dall'inizio dell'anno. La CGIL di Mestre parla ormai di allarme sociale. Il bilancio della sparatoria avvenuta ieri in un'azienda a Minneapolis, Minnesota, è di 5 morti e 4 feriti. Il killer, un uomo di circa 36 anni, ex operaio dell'impresa, si è recato armato all'interno della ditta ed ha aperto il fuoco contro i colleghi, il datore di lavoro, per poi togliersi la vita. Da fonti locali si apprende che l'uomo era stato licenziato da poco. La notizia non è stata confermata dalla polizia, che non ha diffuso le generalità dell'uomo e ha riferito di non conoscere in che rapporto fossero l'aggressore e l'azienda. Dai primi rilievi effettuati risulta che il killer non ha sparato a caso, ma aveva già individuato i suoi bersagli. La quinta giornata di campionato termina con il posticipo Siena-Bologna. Il club toscano deve ringraziare Calaiò e in parte la fortuna per la deviazione di Antonsson, che spiazza Icardi. Il Bologna si era difeso bene nel primo tempo, affacciandosi pericolosamente in diverse occasioni dalle parti di Pecolo, ma il Siena prevale e porta a casa 3 punti importanti.